affida, da quindi le, eh, la sua legge, la legge del sacerdozio, come si devono offrire quindi sacrifici, gli olocausti, quindi profumi e, e via dicendo, allora il Signore gli fa costruire il tabernacolo, gli fa costruire l'arca, gli fa, fa, fa fare il luogo santo e il luogo santissimo, nel luogo santissimo fa mettere eh, l'arca, diciamo, amen. Eh, e allora, eh, di sopra l'arca il Dio parlava con Mosè, amen. E allora quindi, ma l'arca vedete, la, fino a quando visse Mosè allora lui poteva vederla perché poteva parlare, perché il Dio parlava di sopra l'arca a Mosè, amen. Gloria a Dio, eh, ma il sacerdote. Vedete, doveva aspettare un anno per poter entrare nel luogo santissimo dove si trovava l'arca. Amen? Doveva aspettare un anno. E quello era il sacrificio, diciamo, oh, non quello perpetuo, perché il sacrificio perpetuo, diciamo, era di tutti i giorni. Invece quello lì era il sacrificio annuale, che era il sacrificio, sì, prima per il sacerdote e poi per tutta quanta la nazione. Allora, allora a quel punto, vedete, visto che ora c'è il luogo santo, figura del monte Sinai. Amen? Riesco a farmi eh, capire? Non dico se mi capite voi, riesco io a farmi capire? Quindi il tabernacolo era diviso in due, come il Signore mi ha fatto spiegare tante altre volte, perché c'era quindi il luogo santo che in questo caso era come la figura di dove si trovava Mosè quando vide il pruno che ardeva, che bruciava. Eh? Il luogo santissimo era non t'avvicinare, dove il pruno bruciava e non si consumava quello era il luogo, la figura del luogo santissimo quindi ora Mosè tu eh, che ancora il sacerdozio non è stato eh, istituito eh, allora fermati nel luogo santo eh? quando il sacerdozio allora questo il Signore mi sta dando da spiegare il Signore non gliel'ha detta a Mosè eh, il Signore ce lo sta dicendo a noi questa sera, ci sta spiegando queste cose eh? quindi dice per ora ecco è come se il Signore eh, stesse parlando con Mosè con noi stasera. Allora, amen. Per dire, ecco, non ti avvicinare perché se ti avvicini troppo, tu entri nel luogo santissimo. Nel luogo santissimo perché appena tu ti avvicini, bruci, muore, carbonizzate. Amen. Allora, istituite il sacerdozio, allora il Signore stabilisce che una volta all'anno si entri nel luogo santissimo. Vedete, ma come? Intanto il sacerdote, il sommo sacerdote. Alleluia. Amen. Dopo aver offerto il sacrificio, un sacrificio per se stesso e per il popolo. Alleluia. Amen, ci siamo, gloria a Dio. Alleluia. Ecco perché vedete, allora eh, il Signore non lo ha fatto avvicinare perché lo avrebbe potuto fare bene? Non ti, avrebbe potuto dire tanto, non ti preoccupare ti puoi avvicinare tanto io non ti consumo col fuoco perché il Signore l'avrebbe potuto fare no? fratelli lo faceva tutte le volte che e, e, il sommo Sacerdote entrava nel Luogo Santissimo guardate che lì appunto aveva, eh, perché Dio aveva dato l'ordine una volta all'anno perché se per caso il sommo sacerdote fosse entrato più di una volta, qualche volta dice: Voglio entrare per esempio nel luogo santissimo. Fratello avrebbe fatto la fine di Nadab e di Abbi che morirono bruciati dal fuoco dell'Eterno. Alleluia. Amen. Ecco, vedete perché Mosè non si è potuto avvicinare. Quindi il Signore questa sera, vedete, in breve, in poche parole, ci ha spiegato il perché. E la figura, ecco, quel Montesina era come il tabernacolo di Dio in quel momento. Che c'era? luogo santo e il luogo santissimo. E se ve ne accorgete, gloria a Dio, grazie a Gesù, ma Gesù è sempre Gesù, e lui il sommo, è l'unico sommo maestro, è meraviglioso. Guardate, guardate, eh? e allora, Mosè era nel luogo santo quindi nel luogo santissimo ancora no. E se ci fate caso, hm? e se ci fate caso, tutte, tutto il gregge che aveva Mosè, che apparteneva al, al, al padre, al, al, al suocero, eh? dove stava? Lontano. Quando il Signore poi ordinò a Mosè al ritorno dall'Egitto, di salire sul monte per dargli dieci comandamenti e tutta la legge, dice di al popolo, di stare ai piedi del monte, a una certa distanza, di non avvicinarsi vicino ai piedi del monte, di non toccarlo affinché non muoiano. Vedete come quel giorno proprio, eh, diciamo, Mosè, senza accorgersene, ha realizzato, o meglio il Signore gli ha fatto realizzare stasera lo ha spiegato a noi, non so a quanti il Signore nel passato gliel'avrà spiegato, non lo so, a noi lo sta spiegando stasera. Quindi, allora, quelle pecore, quel greggio che Mosè aveva, quelle pecore, che effettivamente ora lo aspettavano a una certa distanza nel monte perché lui si era accostato e parlava con l'angelo dell'Eterno davanti al pruno ardente. Quindi quelle pecore, quel gregge era la figura del popolo d'Israele che aspettava una certa distanza. Amen. Fammi entrare nel luogo santissimo. Sapete che oggi ho una che canticchiava sto cantechiava. <ride> Però mi denne fermo, io occa non mi stasera, perché non posso signore, aspetta mi faceva salutare. Allora, a me gloria a Dio. Allora, a me sia glorificato. È veramente, da, e, e ho detto, mi veniva, sapete, ma durante la giornata viene in mente di cantare magari qualche canto, no? di canticchiare questo canto fammi entrare nel luogo santissimo <ride> gloria a Dio ora ho capito il perché il Signore me lo faceva canticchiare perché vedete su questo cantico il Signore ci ha dato questa meravigliosa spiegazione alleluia vi è piaciuta? Allora, gloria a me, vero? Eh, gloria a Dio, alleluia <ride> io non darò la mia gloria a nessuno, dice il Signore allora, che bello, alleluia, non sentirsi mai alleluia. Eh, chissà che cosa siamo servi inutili alleluia, in un momento men. vogliamo leggere nella prima epistola di Giovanni capitolo 2 e dal versetto 18, fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo mm, deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri, ma voi avete l'unzione dal santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, alleluia, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità, alleluia. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo che nega il padre ed il figlio. Chiunque nega il figlio non ha neanche il padre. Chi riconosce il figlio ha anche il padre. Quanto a voi dunque dimori in voi ciò che avete udito dal principio? Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figlio e nel padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui, dimora in voi? e non avete bisogno che alcuno vi insegni ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna dimorate in lui come essa vi ha insegnato <coughs> ora dunque figlioletti dimorate in lui affinché quando egli apparirà noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a lui se voi sapete che egli è giusto sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui amen fin qui la lettura alleluia e gloria al suo santissimo nome <coughs> vedete l'anticristo quindi già si eh, incominciava a manifestare anche il giorno di Giovanni. Quindi subito dopo... Ma diciamo che sempre l'anticristo c'è stato, perché volendo eh, la maggior parte degli scribi, i farisei, eh, i sacerdoti quelli erano anticristi perché ecco dice chi è l'anticristo è bugiardo chi nega che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e quindi guardate che chi nega cioè chi non accetta, chi non crede che Gesù è il figlio di Dio e dice di essere credente in Dio, non lo è. Perché il vero credente in Dio eh, eh, crede che Gesù è il figlio di Dio. Chi non crede che Gesù è il figlio di Dio, è l'anticristo, cioè colui che va contro Cristo. Amen? E non va solo contro Cristo, ma va contro colui che lo ha mandato e lo ha generato. Perché Cristo non si è fatto Cristo da solo, Cristo è stato generato, perché è Figlio del Padre, ed è stato mandato sulla terra. Amen, gloria a Dio. Cristo che vuol dire appunto unto, l'unto di Dio. Alleluia. Quindi vedete, tutti quelli che dicono di credere in Dio e negano che Gesù è il figlio di Dio, allora quei, quei tali, quei credenti, eh, non posseggono neanche il Padre. Cioè vuol dire non possedere neanche il Padre, vuol dire che che non posseggono lo Spirito Santo di Dio, del Padre. Perché dove c'è lo Spirito Santo dell'Eterno, del Padre, c'è anche lo Spirito Santo di Cristo, di, di Gesù. Quindi chi mh, nega Cristo come figlio di Dio, ripeto, non è guidato dallo Spirito Santo. Quindi non è guidato dal padre, perché l'Eterno non ha mai detto che Gesù non è suo figlio. Il padre, anzi, ai giorni, se vi ricordate, di Giovanni Battista, quando lui battezzava e Gesù si è fatto battezzare da Giovanni, tutti i presenti, Giovanni eh, eh, Battista, ha udito la voce del padre che ha detto, ecco. Eh, il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Fratelli, vedete che il padre ha testimoniato di, del suo figliuolo? Alleluia. Amen. Quindi guardate quanti ancora ai giorni nostri negano che, che Cristo è il figlio di Dio. Allora, quei tali, vedete, sono anticristi vanno contro Dio perché non accettando